l'accoglienza è la cosa più importante, non sentirsi soli quando avvengono cose così. E quindi Leo diventa grande, Leo sta crescendo con la sua casa, dando tutto quello che un bambino così può dare. L'esperienza della casa di Leo ha arricchito in questi anni una comunità. Dedicare parte del proprio tempo agli altri e soprattutto alle persone con fragilità dia soprattutto una ricchezza a chi dona. Quello che l'associazione, i volontari della casa di Leo fanno oggi è una cosa straordinaria, e che sia anche non solo l'esempio, la continuità di un amore grande nella sofferenza, ma un amore che tutti i giorni noi dobbiamo dare. L'inaugurazione che ha un solo obiettivo, 18 famiglie, 300 famiglie l'anno. Perché non vuol dire avere una stanza, non vuol dire dare una chiave a una famiglia, vuol dire accompagnare questa famiglia in un percorso di crescita, di consapevolezza che avere un bambino malato è un passo della vita, non vuol dire essere sfortunati. Vi ringrazio tantissimo, ringrazio tutte le persone che sono arrivate oggi qua e ringrazio tutte le persone che ci stanno aiutando per costruire questo bellissimo progetto. Grazie mille.